l'idea era quella di fare un lavoro in cui ci fosse Shakespeare, ma in cui ci fosse anche il lavoro dell'attore, perché ovviamente mi tocca da vicino, dal momento che io comunque nasco prima come attrice e poi mi sono trasformata in capocomico. Di conseguenza ne ho parlato chiacchierando con due miei amici, che sono due scrittori, uno è Gianni Guardigli, uno scrittore di Roma, e Paddy Canin, che è un altro scrittore della Scozia. Insieme abbiamo deciso di scrivere questo testo in cui ci fossero delle scene di Shakespeare e degli attori. L'idea era quella di far sentire la differenza ancora una volta tra l'inglese contemporaneo e l'inglese di Shakespeare. E quindi il contenitore, che diciamo è la nostra trama, la nostra storia, permette di sentire l'inglese contemporaneo, il realismo molto realistico contemporaneo e poi piombare in questo inglese, che è quello di Shakespeare, musicalissimo, nel pentametro, nel ritmo sostenuto della scena. E ancora lì, un'altra volta, la sfida di non avere niente. Loro sono in una stazione radio, hanno come veicolo il microfono, si rivolgono al microfono, quindi tutte le scene sono mediate attraverso questo mezzo che dovrebbe portare la loro parola all'esterno. Siamo partiti col costruire le scene così come sono, la situazione creata da Shakespeare, per poi togliere tutti gli elementi che erano, diciamo, di rilevanza storica e abbiamo lasciato quello che invece è l'interazione del rapporto mediato dal microfono. La difficoltà maggiore era riuscire a mantenere l'intensità passando attraverso il microfono. Cercavo di far venire fuori quello che mi interessava. È un po' un appello agli attori in qualche modo, ma a tutte le professioni. Cioè il fatto di prendersi delle responsabilità in più, di non delegare, di non restare dentro alla radio perché comunque fuori può essere pericoloso, ma di uscire e di affrontare i pericoli. Mi piacerebbe che il pubblico, riflettesse sulla necessità di agire. Ed è stato bello perché alla fine del nostro spettacolo noi abbiamo un momento che chiamiamo di dibattito, in realtà è un breve momento di domande, di discussione insieme al pubblico. Ieri sera, per esempio, c'è stata una bellissima domanda, cioè cosa credete che succederà fuori, cosa c'è fuori? Questo mi piacerebbe che succedesse, che il pubblico si interrogasse sul suo ruolo all'esterno. E che cos'è l'interno, che cos'è la radio, no? E che cos'è l'esterno. E poi che si portasse a casa, diciamo, la piacevolezza di aver ascoltato, delle scene che sono scene fondamentali della drammaturgia di Shakespeare.